Un cordiale saluto di bentrovati ai telespettatori di Rete 8, benvenuti ad una nuova puntata del Fatto, la nostra rubrica di approfondimento giornalistico che oggi vede in studio, ospite appunto di Rete 8, il professor Graziano Fabrizi, referente del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Professore, grazie per aver accolto il nostro invito e benvenuto qui a Rete 8. Grazie a voi. Allora, oggi parliamo appunto di un premio nazionale, Paolo Borsellino, che è giunto alla sua 31esima edizione e che davvero non ha bisogno di grandi presentazioni. Quello che va detto però è che oggi se ne parla perché ci sono degli eventi di avvicinamento a quella che è la strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992, in cui perse la vita Giovanni Falcone, morirono con lui anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. 23 maggio che si avvicina, è questa un'occasione in più per parlare di legalità, professor Fabrizi, ma anche per parlare di quanto questo premio nazionale Borsellino ha fatto nel corso del tempo proprio sul fronte dell'educazione alla legalità. Intanto è proprio di questo che vorremmo parlare. 23 maggio, giornata quindi importante per ricordare, per non dimenticare quello che è accaduto e per continuare sulla strada dell'educazione alla legalità. Cosa è in programma? Il premio Borsellino anche quest'anno ha in serbo tante novità. Al centro della programmazione del premio ci sono sempre gli studenti e le studentesse, appunto in grado di poter arrivare davanti all'educazione alla legalità preparati, e anche grazie al grande lavoro che svolgono in classe ciascuna per la propria per il proprio segmento scolastico. Pertanto il premio Borsellino ha questa due giorni a Pescara, ma anche alla città dell'Aquila, in cui avremo il teatro Circus pieno di ragazzini di tutte le età, gli istituti comprensivi per quanto riguarda il 22 appunto di maggio e il 23 con le scuole secondarie di secondo grado. E poi ci sposteremo nella stessa, cioè contestualmente al 23 maggio anche sulla città di L'Aquila, come dicevo poco fa, per poi ultimare con altri due appuntamenti anche nel pomeriggio presso l'Università dell'Aquila e poi completando il tutto con un concerto. Ecco, il premio Borsellino, dicevi bene, non ha bisogno di grandi presentazioni e soprattutto ha una peculiarità, riesce nella programmazione didattica davvero quotidiana. Di fatto è un premio che non ha mai una pausa, nel senso che poco fa dicevamo, in genere nella stagione di ottobre ci rincontriamo appunto per dare riconoscimenti a coloro i quali si sono distinti appunto nel loro lavoro verso la legalità, e poi ricominciano le attività didattiche e le attività nei teatri, attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso tutto ciò che è volto alla promozione dell'atteggiamento di legalità. Recentemente c'è stata una legge regionale votata all'unanimità dal Consiglio appunto regionale che ha riconosciuto il premio nazionale Borsellino. Ecco, questo è stato anche un altro momento importante che ha premiato il lavoro fin qui svolto e che vi ha incentivato ovviamente a continuare sulla strada fino ad oggi percorsa. Assolutamente, il premio nazionale Paolo Borsellino nasce a dicembre del 1992 e da quel momento sino ad oggi è stato un crescendo di incontri, di manifestazioni, e sentiamo il bene, l'affetto davvero delle scuole, dei ragazzi, delle istituzioni, di tutti coloro i quali quotidianamente si spendono verso una nuova cultura della legalità. Ti dico questo, la cosa più bella che ho letto sul giornale e vedere proprio scritto a caratteri cubitali il premio nazionale Paolo Borsellino patrimonio della regione Abruzzo. Questo è importante perché in qualche maniera fortifica tutte quelle situazioni al limite della legalità e che hanno molto a che fare con la formazione dei nostri ragazzi, e soprattutto diventa un esempio da poter in qualche maniera promuovere anche all'esterno della regione, cosa che tra l'altro il premio fa anche con attività specifiche, sia di incontri ma anche di esplorazione di
quei luoghi per riportare sempre del materiale didattico o comunque motivo di riflessione appunto per i ragazzi di ogni ordine e grado. Quindi poi la sfida che lanciamo poi al mondo della scuola è proprio quello di tradurre insieme a loro, noi diamo un supporto concreto a tutte le fasce di età, questo messaggio fondamentale. Professor Fabrizi, firmerete anche un protocollo d'intesa presto con altri enti, prefettura, regione, comune di Pescara, procura, associazione magistrati, procura minorile, ovviamente ci sarete anche voi per questo protocollo d'intesa che vi spingerà a organizzare anche più iniziative proprio per continuare con questo vostro impegno legato all'educazione, alla legalità. Certo, certo, perché in realtà l'impegno è nostro ed essendo nostro, quindi in questo caso nell'idea di collettività e quindi di comunità anche educante, è necessario avere, insomma, schierarci tutti verso un unico obiettivo, e questi protocolli che poi sembrano così lontani in realtà poi permettono fattivamente lo sviluppo e il sostegno a questo genere di iniziative che cambiano, che mutano, ma in qualche maniera mantengono vivo il ricordo e soprattutto il darsi da fare che deve in qualche maniera entrare nella quotidianità sia dell'offerta formativa ma anche degli espedienti che i ragazzi e non solo si trovano quotidianamente ad affrontare. Quindi questi sono garanzie e impegni che prendiamo per continuare quotidianamente verso la promozione e la cultura della legalità. Intanto stiamo vedendo mentre noi parliamo le immagini di alcune edizioni passate del premio che continua ovviamente il suo percorso di crescita. Lei è anche un docente, professore al liceo scientifico d'Ascanio di Montesilvano. Allora le chiedo quanto è difficile o magari facile rapportarsi con gli studenti sui temi della legalità e soprattutto quanto è difficile parlare magari di mafia, perché si ha un concetto, un'idea della mafia che è qualcosa di grande, di molto distante da noi. In realtà nel corso degli anni, anche con le varie edizioni del premio Borsellino, abbiamo visto che le mafie si sono evolute, non è necessario avere l'evento clou come per esempio la strage di Capaci, ma la mafia è riuscita davvero a permeare settori anche più vicini a noi nella quotidianità. Allora ecco, quando parlate di mafia agli studenti, quanto è difficile far capire che in realtà ci sono anche tante piccole avvisaglie e noi stessi possiamo essere sentinelle della legalità nel nostro piccolo quotidiano? Ti ringrazio davvero per la domanda, perché poi a volte ecco, bisogna poggiare le cose sulla concretezza e quindi sono ben felice di risponderti. Come si fa? Innanzitutto partiamo da un discorso molto, molto semplice. Le scuole non sono, come dire, hanno problematiche diverse rispetto a ciascuna delle zone, dei luoghi, dei territori in cui, insomma, in cui ci sono i ragazzi con problematiche differenti e situazioni differenti. Quindi il bisogno educativo cambia e questo è un aspetto primordiale del discorso. Perché? Perché sulla base dell'utenza che noi abbiamo dobbiamo essere in grado di tradurre, come dicevo poco fa, quei messaggi in concretezza. Quindi prima di parlare di mafia dobbiamo parlare di legalità, dobbiamo parlare di atteggiamento di illegalità per cercare di capire quali sono le avvisaglie che portano a quella linea di confine dove spesso troviamo punti di non ritorno. Quindi fondamentale è il lavoro che si svolge nelle scuole. Io insegno al liceo d'Ascanio. Il rapporto che noi creiamo e abbiamo creato poi chiaramente con il premio è stato proprio quello di creare ad esempio una officina della legalità permanente affinché si possano affrontare temi davvero vicini al proprio territorio e quindi analizzare ciò che accade cercando di capire quello che probabilmente potrebbe accadere, ma questo è possibile attraverso una scelta che la scuola
e grazie a Dio ce ne sono tantissime, perché noi possiamo dire di poter collaborare con tutte le scuole che sentono la necessità di fare questo. Nel liceo d'Ascanio noi abbiamo questa officina della legalità. Che cosa fa di fatto? Ecco, torniamo ancora all'estrema concretezza. Noi attraverso dei linguaggi diversi, che possano essere quelli della multimedialità, ma anche del teatro civile, ma anche quella della musica, traduciamo quei messaggi in azioni concrete. Quindi i ragazzi sono in qualche maniera preposti anche a lanciare i loro di messaggi. È così, l'educazione diventa concreta e non possiamo come dire, che auspicarci questo anche per il futuro. In 31 anni di Premio Nazionale Borsellino avete intervistato e fatto conoscere anche agli studenti davvero tante persone che quotidianamente si spendono con la loro vita in situazioni anche di difficoltà estrema, contesti sociali molto difficili. C'è qualche aneddoto particolare che lei si sente di raccontare, qualcosa che veramente l'ha colpita o che ha colpito gli studenti che sono magari anche quelli ai quali lei insegna? Allora, ci sono chiaramente tantissimi appuntamenti, tantissimi espedienti dietro le quinte, ma anche, no, come dire, a teatro piuttosto che a scuola, ce ne sono davvero, davvero tanti. Io potendo in qualche maniera ricordarne uno in particolare, quando ho visto il teatro Circus, se non ricordo male, alzarsi in piedi ad accogliere proprio il dottor Guarnotta, che aveva fatto questo viaggio appunto da Palermo per parlare ai nostri studenti abruzzesi. Ricordiamo il dottor Guarnotta, membro del pool antimafia di Palermo, che insomma ha lavorato a stretto contatto con i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lì credo che abbiamo toccato delle corde emotive veramente molto forti. Vedere un'istituzione così granitica come quella del dottor Guarnotta venire accolta e essere abbracciata in qualche maniera da tutti questi ragazzi che spontaneamente, in maniera del tutto così innocente, si sono alzati in piedi dopo le sue parole. Ma il premio offre tantissime di questi espedienti, perché sono appunto senza filtri e non abbiamo nessuna intenzione appunto di costruire un incontro. Il premio fa questo, crea il ponte tra i ragazzi e la testimonianza. Quello che accade è incredibile, perché è autentico e assolutamente estemporaneo. E poi, parlando del professor Guarnotta, del dottor Guarnotta appunto, la cosa bella, perché ho avuto modo anche di intervistarlo, era che avvicina molto queste persone che noi magari tendiamo anche a considerare un po' degli eroi, persone che sono magari distanti anche da noi. Invece il premio Borsellino forse è proprio la capacità di fare da ponte tra queste persone e sentire le voci dirette come quella del dottor Guarnotta, mi ricordo, disse insomma, per me era normale trovarmi in quella situazione, non esitare, non avere esitazioni, ma saperli come persone che si spendono con semplicità e senza grandi sforzi per questo tipo di battaglie. Insomma, la bellezza di questi espedienti è proprio lì. Il premio dà un riconoscimento questo riconoscimento, come dire, ha un peso importante. In realtà, che cosa mettiamo alla luce? Mettiamo semplicemente il senso del dovere. Il senso del dovere che ciascuno deve avere rispetto al proprio ambito, e quindi è giusto che sia, come dire, normale, perché quando tendiamo a mitizzare, chiaramente allontaniamo quel concetto, e quindi quando i ragazzini in qualche maniera vedono queste figure come dei supereroi, declinano le loro responsabilità. Invece noi gli diciamo appunto che sono persone che hanno costruito la loro vita, la loro carriera, le loro fino al sacrificio di sé, insomma, sul diritto e sul senso del dovere.
Diciamo che ognuno di noi può essere un eroe tutti i giorni, insomma, questa è la sostanza di tutto. Credo che abbiamo ancora poco tempo a nostra disposizione, allora le chiedo intanto se siete già al lavoro per l'edizione, insomma, di ottobre del premio, che immaginiamo avrà tanti altri ospiti che potranno portare la testimonianza del proprio impegno per la battaglia alla legalità, e brevemente riepiloghiamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del premio Borsellino. Allora, il prossimo 22 e 23 maggio saremo a Pescara al Teatro Circus con gli istituti comprensivi della città. Il giorno 22 avremo anche uno spettacolo teatrale a cura della professoressa Franca Berardi dell'Istituto Comprensivo 4, e invece il 23 di maggio, sempre al Teatro Circus, avremo le scuole secondarie di secondo grado, e qui c'è una novità incredibile, perché loro pensano di venire, quindi spoileriamo, e magari ascoltare magari qualcuno, invece saranno loro i veri protagonisti dell'intera mattinata, perché chiederemo a loro quanto hanno svolto durante le progettualità, le progettazioni dell'anno scolastico, e quindi avranno la loro, come dire, il loro momento, la loro vetrina per raccontarsi e per dire il loro no alla illegalità e quindi alla mafia. Allora, grazie professor Fabrizi, Graziano Fabrizi, referente del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Questi dunque sono gli appuntamenti del 31esimo Premio Nazionale Borsellino, anche in vista, dicevamo, di questo ricordo della strage di Capaci. Appuntamento quindi per queste due date di cui vi ha parlato il professor Fabrizi, e per quanto ci riguarda è tutto. Grazie per questa piacevole chiacchierata, ovviamente sui temi della legalità, e il fatto termina qui. Grazie a voi telespettatori per aver scelto ancora una volta la nostra informazione con questo approfondimento legato appunto al 31esimo Premio Nazionale Borsellino. Grazie professor Fabrizi. Grazie a voi. E a voi tutti un buon proseguimento. Arrivederci.